Ciao da Dario di Alternativa Linux, ecco come verificare la compatibilità di un PC con Linux Mint prima di installare. Verifica sempre la compatibilità di Linux Mint in un PC prima di installare. Le sessioni live consentono, tra l'altro, la verifica del supporto hardware di un computer, oltre che di installare il sistema operativo, per capire in anticipo se conviene installare e magari spendere in ricambi. Ecco un caso di successo personale da cui spero un principiante possa ricavare indicazioni utili. Chi abbia un po' di dimestichezza troverà banale il consiglio, ma nei commenti al blog e nel canale YouTube mi viene chiesto spesso se sono a conoscenza del supporto Linux per questo o quel tipo di computer. Alcuni utenti talvolta segnalano di aver installato Linux Mint per poi scoprire che qualche periferica non viene riconosciuta. Uno degli aspetti più interessanti di molte distribuzioni Linux è che prevedono la possibilità di creare supporti live da cui avviare immediatamente l'installazione del sistema. Ma non solo, il sistema operativo può essere provato in forma completa, aggiornato alla data di rilascio, senza doverlo prima installare. Al computer sono applicati driver generici ed il sistema viene caricato nella memoria RAM. Il portatile Samsung R519 di mia zia non si avvia più. Errori indicano che l'hard disk, se non è già completamente rotto, ci è vicino. Commercializzato nel 2010 con Windows 7, Intel Pentium Dual Core T4300, 4 GB di RAM e scheda Nvidia GeForce G105. Da sempre adoperato a casa per utilizzo di base e un videogame di carte online solo per Windows. Al negozio di informatica le dicono correttamente che per caratteristiche ed età non vale la pena intervenire. Certo, se la prospettiva è adattarlo a funzionare con Windows 10, ma io ho un'altra idea e penso ad un'alternativa, Linux. A meno di non essere precipitosi e incauti, un dubbio dovrebbe sorgere. Vale la pena spendere soldi per sostituire l'hard disk con un SSD e installare Linux? E scoprire solo ad installazione avvenuta se tutto funziona a dovere? La risposta è ni. No, perché non conviene anticipare spese e tempi di configurazione e scoprire dopo l'installazione se la risoluzione dello schermo è adeguata, touchpad o wifi funzionano o la webcam consente di fare videoconferenze, con il rischio basso, ma possibile, di buttare soldi, tempo e alla fine pure il portatile. Sì, perché si può avere risposta a tutte le domande ed eseguire una verifica di compatibilità anche con un hard disk rotto e senza ancora installare Linux Mint. Sempre provare una sessione live in un computer prima di installare qualsiasi distribuzione Linux. Poi magari scopri che qualcosa non funziona e te la prendi con me. Scherzo, ovviamente. Peraltro consiglio di non eliminare Windows da un computer finché non sei certo che puoi farne a meno. Puoi anche affiancare Linux a Windows senza interferire con esso con una installazione dual boot. Mi faccio quindi consegnare il portatile Samsung e tolgo dal cassetto la chiavetta preparata con l'ultima versione di Linux Mint. Vale sempre la pena tenerne una pronta, anche da soli 4 GB. Può risolvere tanti problemi di vario genere con Linux e con Windows. Prima di inserirla, premo alcuni tasti funzione nella tastiera, da F1 a F12, per accedere al BIOS. In questo caso è il tasto F2. Nel BIOS verifico alcune cose, modifico un paio di impostazioni, salvo le modifiche e riavvio. Inserisco la chiavetta USB nella porta USB 2 e premo in rapida sequenza i tasti funzione per far apparire il menu di boot e selezionare la chiavetta come dispositivo di avvio. Effettuo un paio di tentativi, poi il menu di boot appare e posso avviare dalla chiavetta. In pochi secondi appare il menu da cui seleziono l'opzione Start Linux Mint. Un paio di minuti ed ecco il desktop di Linux Mint 20. Le sessioni live di Linux Mint sono in inglese, ma poco importa, e comunque si può impostare l'italiano in corsa con alcuni accorgimenti. Appare immediatamente la notifica della disponibilità di reti Wi-Fi. Mi collego alla mia rete Wi-Fi, poi disattivo la connessione e collego un cavo LAN dal router alla porta Ethernet. Ottimo, nessun problema di connettività. Apro il gestore driver. Esso rileva la scheda grafica Nvidia G105 e suggerisce di applicare il driver proprietario Nvidia invece di quello open source.
anche il video è a posto. Inserisco una SD nel lettore di schede, che mia zia non ha mai usato. Un'icona viene posizionata sul desktop e si apre l'utilità di importazione foto di Pix che ne ha rilevato il contenuto. E la webcam? Apro una finestra di terminale con Ctrl Alt più T e digito apt install cheese. Potevo anche aprire Software Manager, il gestore applicazioni, e installare in questo modo il programma per fare foto e video con la webcam. Certo, perché nelle sessioni live, oltre ad usare i programmi già installati, puoi anche eseguire aggiornamenti, applicare driver e fare nuove installazioni. Basta sapere che tutto va perso all'arresto della sessione perché ognuna di esse è un nuovo inizio. In varie versioni di sessioni live di Mint può capitare che non sia richiesta alcuna password per installare un programma, oppure che si possa lasciarla vuota e confermare con invio. Fatto sta che aprendo il menu di Linux Mint nella sessione live, sotto audio e video, trovo ora cheese. In realtà ho digitato proprio cheese nel terminale subito dopo l'installazione. Il programma si avvia e mostra le immagini provenienti dalla webcam. Insomma, funziona tutto. Il touchpad non ha alcun problema. L'audio viene riprodotto regolarmente dai piccoli altoparlanti con il primo video su YouTube. I controlli audio da tastiera previsti per Windows consentono di modificare il volume anche in Linux. Non contento, apro computer dall'icona sul desktop e monto, cioè avvio, la partizione Windows nel disco interno. Navigo con Nemo, il file manager di Mint Cinnamon, fino alla cartella utente e con il pulsante destro ne analizzo le proprietà, numero di file, cartelle, peso. Il disco non sembra ancora spacciato e ci sono buone possibilità che i contenuti possano essere recuperati. Lo si potrebbe fare subito, inserendo un hard disk esterno in altra porta e copiare tutto durante la sessione live, ma rimando. Finora tutte le prove hanno avuto esito positivo, sono fortunato, e hanno richiesto circa 10 minuti in totale. Le prestazioni sono quelle di una chiavetta su porta USB 2, sarebbero notevolmente migliori in una installazione stabile su SSD. Ma manca ancora la prova del software per Windows, quello per giocare online, che mia zia ritiene il requisito indispensabile. Non ho potuto installare la piattaforma Wine in una sessione live perché lo spazio della partizione del sistema, non quello della chiavetta in generale, non è sufficiente. Ma non ho bisogno del portatile Samsung per sapere se funziona. Ho installato Wine nel mio computer, infatti non uso Wine né programmi per Windows da anni. L'installazione è andata a buon fine, il gioco per Windows funziona. Ricapitolando, finora ho accertato che un computer potrebbe funzionare perfettamente con l'ultima versione di Linux Mint, anche se vi è attualmente installato Windows 7 e l'hard disk è pure rotto. La serie di accorgimenti mi ha consentito una preventiva verifica di compatibilità e di capire che vale la pena acquistare un SSD e allungare contro ogni previsione la vita del computer. Sono accorgimenti applicabili ad ogni ipotesi anche di acquisto o ammodernamento di un PC che si intenderebbe utilizzare con Linux. Acquisto quindi un affidabile SSD Samsung nel taglio più conveniente, non servono particolari competenze ma solo un cacciavite. Lo sostituisco al disco rotto in pochi minuti. Poi, temerario e curioso, installo la versione 20 di Linux Mint nell'edizione di punta Cinnamon. In un vecchio PC di 10 anni io consiglio però un'edizione più leggera di Linux Mint. Installazione, aggiornamenti e configurazione richiedono circa mezz'ora. Per rapidità e comodità mi baso sulle mie stesse guide pubblicate nel blog. Disattivo ogni effetto grafico, disabilito anteprime di file e altri piccoli accorgimenti. Reattività, carico sulla CPU e sulla RAM sono dignitosissimi. E il computer di casa, di una nativa analogica, non solo funziona di nuovo, ma molto meglio di prima del guasto. Non è solo merito dell'SSD, garantito. Se vuoi dai un'occhiata nel blog al mio confronto Windows contro Linux. Attivo il firewall, imposto gli aggiornamenti software automatici, consigliabile in rari casi, e imposto la rimozione automatica di kernel superati. Efficienza, manutenzione e sicurezza sono ragionevolmente garantiti. Non sarà richiesto alcun intervento, non ci saranno interruzioni per riavvii e mai il computer sarà lasciato acceso per automanutenzione. Collego il vecchio hard disk prossimo alla rottura definitiva con un adattatore SATA USB e riesco a copiare e posizionare nelle rispettive cartelle all'interno della home di Linux
tutto il salvabile, documenti, foto, video, musica. Converto e importo pure i preferiti dal browser Microsoft. Installo infine Wine, la piattaforma che consente di installare in Linux i programmi destinati a Windows. Poi installo proprio il videogame di carte per Windows richiestomi. Lascio un bel collegamento sul desktop al mio manuale d'uso di Linux Mint e installo TeamViewer per poter assistere mia zia a distanza in caso di problemi. Mia zia ha avuto timore iniziale perché non avrebbe avuto più il sistema con cui aveva acquisito un minimo di dimestichezza, ma io ero certo che con Linux Mint nell'edizione Cinnamon, con lo stile moderno per il desktop, non avrebbe notato alcuna differenza. Sono intervenuto da remoto con una sessione TeamViewer per descriverle alcune funzioni. Mi ha segnalato che il videogame per Windows in alcune fasi rallenta. Decido quindi per il ripristino del driver grafico open source in luogo di quello specifico Nvidia. Per la sua scheda è datato e forse meno adatto. Passano un altro paio di settimane e mia zia si dice contentissima perché non ha più alcun problema. Usa il computer proprio come in precedenza, ha ritrovato tutti i suoi file e i suoi preferiti. L'avvio è molto più rapido di sempre, ma il computer soffia e scalda molto meno. Appena collegata e accesa la stampante è iniziata la configurazione e dopo pochi secondi una notifica le ha indicato il modello, avvisandola che era pronta per stampare immediatamente. In precedenza con Windows aveva richiesto l'intervento del tecnico a casa per installare la stampante. Il videogioco è fluidissimo con il driver grafico generico e non proprietario. In conclusione, mia zia ha speso qualche decina di euro per un SSD e grazie al nipote che conosce un po' Linux, non è modestia, davvero non sono esperto, si ritrova un computer dato per spacciato, veloce e funzionale più che in precedenza, con buone speranze che possa durare ancora qualche anno. Questo video non aveva ad oggetto i pregi di Linux Mint, specie in un computer datato o poco potente, ma di uno tra i tanti aspetti utilissimi delle cosiddette sessioni live, di una chiavetta USB con cui Linux si installa, ma si può anche provare preventivamente. Questo consente appunto preziose verifiche sulla compatibilità dell'hardware, in modo da capire, prima ancora di installare, se tutto può funzionare correttamente e vale la pena procedere e magari acquistare ricambi. Malgrado si tratti di qualcosa che viene dato spesso per scontato, mi auguro che queste indicazioni possano tornare utili a te o a qualcuno cui pensi sarebbe utile segnalarlo. Comunque ti ringrazio per aver visto il video e ti rimando alla prossima pubblicazione. Ciao!